Allora Sara, gli amici da casa sulla questione Calciopoli. Alex ci scrive: alla Juventus dovrebbero togliere tutti, ripeto, tutti gli scudetti perché non sono stati ottenuti correttamente. Vabbè. E poi Max, ma perché la Juve chiede danni a tutti tranne che a Moggi? Anzi, Ma lo perché la ignora. Juve chiede danni a tutti tranne che a Moggi? Questa è una domanda che in questi giorni si stanno facendo toni in tanti, Tenetevela eh? buona. Poi abbiamo Angelo da Trezzano che ci scrive: non mi attendevo di meno da Abete, un vero pupazzo i cui fili sono tirati da Moratti e lo si era compreso dal 18 luglio di Vi quest'anno. fermo un secondo perché poi ci sono anche i risultati dei playoff. È praticamente finito il primo tempo di Croazia e Turchia 0-0, però all'andata la Croazia ha vinto 3-0, direi che è una partita praticamente decisa. Il Montenegro è al 45esimo contro la Repubblica Ceca, 0-2 il punteggio dell'andata, 0-0 finora, quindi anche questa è una partita che potrebbe essere conclusa. 0-0 per l'Irlanda del Trapp, l'Estonia appunto è comunque praticamente fuori perché ha perso 4-0 in casa e poi alle 22 si Quella è la giocherà partita più vera. Portogallo-Bosnia, l'unica partita decente. Portogallo-Bosnia. Allora, i danni a Moggi. Perché Allora, in realtà esiste un retroscena, e non è vero che la Juve non ci ha pensato in questi anni a chiedere i No, danni a no, no, ma Moggi. difatti ci sarà un'azione, però ha paura la Juventus, perché c'è anche da paura, preoccupazione, perché anche da parte di Moggi ci può essere una richiesta di danni alla Juventus. È un azionista di riferimento, sì, questo mi è stato detto da alcuni avvocati, quindi non da Moggi, è stato detto da alcuni avvocati, per alcune azioni che sarebbero state fatte, azioni legali ovviamente. State fatte da Juventus a suo tempo. Ora, è una vicenda abbastanza, diciamo, malinconica che riguarda un grande club. La Juventus, in quanto squadra, in quanto gruppo, è stata massacrata da Calciopoli, perché è chiaro che quello che è avvenuto dopo quell'estate del 2006 è sotto gli occhi di tutti, con i danni tecnici, i danni patrimoniali, hanno pagato tutti le squadre coinvolte, tranne qualcuno che poi si è scoperta in seguito avere delle responsabilità, però c'è la prescrizione, sapete che cos'è Così in capita. questo paese, che cosa significa la prescrizione, e anche se in altri casi, come negli omicidi, dopo 20 anni si scopre che il filippino aveva ammazzato la marchesa e quindi va in Quasi galera. quattro se piglia la condanna. No, nel Esatto, senso, perché del gas. Allora, No, sì, ma perché è omicidio. Moggi, c'è solo Ti ho una questione detto, di autotutela, sì, ma quella della secondo te il Juventus. problema è Moggi in questo momento per... No, però la domanda è legittima, Ma la perché domanda è, allora, se sono le azioni di Moggi Moggi che è hanno portato. radiato, Moggi è squalificato, Moggi è condannato a 5 anni e 4 mesi, più 4 mesi da parte di Baldini Ma e perché stiamo ancora... 443 Ma milioni siamo qui a Moggi non parlare ce li ha. ancora di Moggi? Cioè, è questa la cosa più mortificante, ma per noi Ad giornalisti. esempio, Giraudo qualche soldino in più ce l'ha, Ma non però, ce li ha qualcuno 443 No, ma ce l'ha anche Moggi dei soldi. potrebbe dirlo. Ma poi cosa vogliamo dire? Che Moggi deve No, pagare, ma è una Giraudo deve questione di pagare immagine, e dicono da Moratti o casa. Della Io Valle o non... Quale immagine? provo a Ma quale interpretare, cioè, è immagine? la questione del messaggio. Allora, d'accordo la lotta legittima contro la federazione per affermare un principio, però giustamente da casa qualcuno chiede, in ogni caso, Sì, ma vogliamo parlare arriviamo alla della... Cassazione. Ma Ma Moggi diciamo, ha se anche ci pagato? Ma fermiamo Moggi ha all'esistenza. pagato sì o no? Sì, però se la Juventus sta cercando Sì, ma forse non ci qualcuno a siamo cui capiti. Io rivalersi. capisco la tua posizione. No, 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 io No, non io ho la capisco. posizioni, Io la sto capisco. cercando di La capisco interpretare. perché tu dirotti, come al solito, il problema su Non sto guardando il dito alla dirottando, Tony. luna. Sì, perché Va Moggi bene. ha pagato. Forse non ci siamo capiti. In questa vicenda c'è chi ha pagato, Chi no? giustamente, e chi invece non ha pagato. Allora, giornalisticamente, cosa dobbiamo affrontare? Chi ha pagato o chi non ha Ma e pagato? questo non per colpa di Moggi, ma No, Moggi non ha Moggi. pagato ancora, eh. Ha pagato soltanto in termini sportivi, ma No, ma si sono diceva ben quello. diverse le responsabilità. Secondo te, in termini morali, questi condannati, quelli assolti, c'è un infartuato, c'è una che ha avuto ieri la sua Ancora frazione? Moggi ha il diritto di difendersi in appello, per cui la Certo, ma io ti sentenza sto di parlando che condanna non ha potrebbe essere. pagato. Ma secondo te, uno. Allora, io giovedì scorso ho detto una cosa, ho ricordato una cosa. Il pusher che aveva dato la tose letale a Pantani aveva beccato in primo e in secondo grado 4 anni e 4 mesi. Cassazione La assolta. Cassazione l'ha assolto. Qui stiamo parlando di uno che ha delle responsabilità gravi, ha preso 5 anni e 4 mesi. Quindi non è che non ha pagato, non c'è nemmeno una condanna morale. Ragazzi, qui Ma c'è una persona che ha delle ancora no, responsabilità. non è definitiva, quindi di Sì, ma fatto ha non è una conclusa. responsabilità acclarata. Acclarata.
aggiungo un piccolo particolare di cronaca per dire cos'è questo paese a livello di giustizia, come dicono, giustizia. Ieri è arrivata a tutti i giornali, che un ex allenatore di una squadra siciliana, del Messina Sud, è stato condannato dalla Cassazione per abusi su bambini. Non si conosce né la condanna e ne conosce nemmeno le iniziali, non il nome e il cognome. È possibile una cosa del genere? Stiamo parlando di un allenatore che abusava dei bambini negli spogliatoi. Ma questo è possibile perché esiste una legge che se benissimo tutela bene, no, la privacy? Non tutela il fatto che non si conosce nemmeno la condanna. No, la condanna non si conosce nemmeno la condanna. Andiamo a leggerla la frase di Abete. Al tribunale, andiamo a leggerla la frase di Abete di oggi sulla Juventus. Abete è tornato sul ricorso al TAR, ha detto: la Federcalcio è serena perché ritiene di aver svolto i suoi compiti con attenzione. Non dimentichiamo che nella sentenza del Tribunale di Napoli ci sono stati soggetti che sono stati sanzionati con una condanna penale, soggetti che risarciranno la Federcalcio, che ha avuto riconosciuto il diritto ad essere risarcita. Il Tribunale di Napoli ha respinto, ha ricordato Abete, tutte le istanze delle parti nei confronti della Federcalcio, che non ha quindi maturato nessuna responsabilità anche dal punto di vista civilistico. Ma lui crea un buon precedente, perché Tony, così farà anche con Preziosi, penso, no? Farà anche con Meani, farà così con Della Valle, farà così con Lotito. Deve fare con tutti così. Voglio vedere se ha questo tipo di coraggio la federazione di farlo extra omnes e eventualmente, visto che ha conoscenza anche di fatti che riguardano altre società, farà però lo stesso. Il concetto del risarcimento della Juve alla FIGC non è legato al fatto che a Napoli attenzione, è stato però, appurato... Perché Abete non sta parlando della Juventus in questo caso, perché la Juventus è stata esclusa in quella sede dalla parte dei risarcimenti. Evidentemente fa riferimento a Moggi, fa riferimento alla Juventus, perché Moggi è un tesserato della Juventus. No, ma rappresentava la Juventus, era il direttore generale ed era nell'esercizio delle sue funzioni. Secondo l'avvocato Vitiello, come abbiamo fatto vedere giovedì scorso, non rappresentava, tu pensa a che livelli di bugia ricorre la società pur di distaccarsi, di dissociarsi da uno dei suoi dipendenti. Se non ho capito penso male, un po' a che livello. Però questo è comprensibile. No, non è comprensibile. In qualche modo questo ci sta, con Agnelli Giovanni, Agnelli Umberto, non sarebbe successo. Questo non sarebbe successo, nel senso che tu devi difendere comunque il tuo dipendente. Dopodiché lo licenzi, dopodiché lo esauteri, ma tu pubblicamente non lo svergogni mai. Esatto. Questo è accaduto perché non ci sono più Gianni e Umberto Agnelli. Questo al Milan non sarebbe accaduto. Questo all'Inter, figurati se Moratti va ad accusare uno dei propri dipendenti, che è meglio non parlare di quello che è successo, e così Della Valle, e così Lotito e viceversa. A Torino è successo e anche questo è un segnale, dovrebbe essere letto a livello giornalistico, non dei tifosi, in una certa maniera, al di là delle responsabilità ufficiali chiare. Pietro Mazzara, ma ti sembra in realtà questa dichiarazione di Abete non tanto diversa da quella fatta nel comunicato della Juventus dopo la sentenza di Napoli, cioè il conto di chi deve risarcire, di chi può essere risarcito, cioè questa distinzione quasi scritta da avvocati delle posizioni, perché io colgo lì in realtà il cambio di passo della federazione. A me sembra che questa sia una risposta suggerita ad Abete in una strategia legale. C'è molto questa sensazione che non sia buttata a caso. No, non è una cosa che secondo me è stata buttata a caso, anzi ha molto anche nella forma qualcosa di studiato a tavolino, qualcosa che comunque sta continuando ad alimentare il fuoco su questa vicenda e a buttare anzi benzina sul fuoco, perché comunque tu così facendo non chiudi mai il discorso. Poi certo Agnelli sta cercando di tutelare, almeno così io la seguo in maniera molto distaccata, perché il Milan non è invischiato in questa cosa è un pochino invischiato perché ti devo dire che la posizione più delicata nella seconda fase processuale è proprio quella del Milan, più dell'Inter. Devo dirti che questa è oggettivamente. Ci sono alcune cose uscite tra le telefonate sbobinate da Penta sul Milan. Sì, ma la posizione, abbiamo analizzate in questi mesi. Sì, però nell'Inter c'è una dazione di denaro, una promessa, la posizione di Nucini che era ancora in attività, a differenza di altri personaggi era ancora in attività. Quindi c'è una situazione non magmatica, però al tempo stesso non molto bella.
del sistema calcio italiano, no, per cui io mi auguro che il sistema calcio italiano vedete vada avanti. Ma sì, ma allora, se ha preso questa linea deve mantenere, cioè deve avere la coerenza, come diceva giustamente prima Tony, di portarla avanti fino alla fine, perché sennò se poi fai una cosa solamente indicata su questa controversia che c'è tra Juventus e Inter, non si va da nessuna parte. Io direi che, aggiungo avvocato, che Abete corre un grossissimo rischio che la federazione si spacchi, perché da una parte c'è la Lega, avete visto che la richiesta di modificare l'articolo 22 bis per le sospensioni delle cariche. Sì, la sentenza di Napoli che ha spaccato in due. Quindi questo significa che siccome in federazione non ci sentono per questa roba qui, la federazione si scontrerà con la Lega, e proprio per questo scontro Abete o comunque chi ci sarà al suo posto non potrà ignorare questi fatti e dovrà andare, come diceva giustamente Tony, prendere una via e perseguirla verso chiunque. Questo Marco, è il punto. No, io volevo fare una domanda all'avvocato, che è un po' quella che anche chiede la gente per strada: ma quanti anni potrà andare avanti questa battaglia e quando si vedrà un po' di luce? Ma in sede, in sede giudiziaria dipende dalla durata del ricorso del TAR, credo che non può andare oltre al massimo i 2 anni, perché in genere sono questi i tempi. Poi per carità ci possono essere delle corsie preferenziali che un TAR può decidere e fare una sorta di calendario molto più abbreviato. Questo dipende dalla disponibilità dei giudici, dal ruolo carico che hanno, ma questo dovrebbe essere il tempo. Oltre non si sa, perché poi dipende molto dalle iniziative di ogni singolo soggetto, da Andrea Agnelli piuttosto che la società o altre cose, però questo dovrebbe essere il termine. Vi do un aggiornamento sulle amichevoli: è segnato la Germania, Thomas Müller, Germania 1, Olanda 0. La domanda con cui vi lascio prima della pubblicità è questa: avete l'impressione che queste parole di Abete, cioè questa puntualizzazione sul fatto che la Federcalcio esca da Napoli come parte lesa che dovrà essere risarcita, sia anche una minaccia nemmeno troppo velata alla Juventus in vista eventualmente dell'appello e della Cassazione, laddove dovesse cambiare anche la posizione della Juventus, questa distinzione comunque che i giudici di Napoli sembrano aver fatto, e quindi che Abete stia dicendo ad Agnelli attento perché in realtà i danni li potrebbe chiedere la Federazione alla Juventus? Pubblicità.